Portona, nella zona portuale. Oggi sono infatti sbarcati tra le 12 e le 13 i 161 migranti che si trovano a bordo, si sono trovati in questi giorni a bordo della life support di Emergency. Vedo Luca Pompei ancora in zona portuale, dove sono in corso, suppongo, ancora le operazioni che sono iniziate nel momento in cui la banchina è stata raggiunta da questa imbarcazione. Luca, allora, quali sono le novità? Intanto, cosa sta accadendo? Vedo molto fermento alle tue spalle. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Carmine. Beh, pochi minuti fa la prima donna a scendere dalla life support di Emergency, una donna incinta, dopo di lei un'altra donna in stato di gravidanza e due ragazzi. Abbiamo visto anche un bambino piccolissimo scendere a bordo in braccio di un volontario di Emergency. La life support Emergency ha attraccato, dicevi tu, molto bene intorno alle 12.34 qui nella banchina nord del porto di Ortona. 161 migranti a bordo provenienti dal porto di Augusta, e abbiamo qui al nostro fianco Carmine, responsabile sanitario dei soccorsi in mare di Emergency, Roberto Maccaroni, che salutiamo. Ci raccontava prima Roberto, è stato un viaggio decisamente particolare, non si sono registrate emergenze varie, però insomma il viaggio di queste persone salvate dalla life support Emergency è stato un viaggio drammatico. Buon pomeriggio a tutti. Sì, è stato un viaggio drammatico, è stato un viaggio di molte ore. Abbiamo recuperato queste persone dopo 24 ore, oltre 24 ore dalla loro navigazione, che ha creato le condizioni perché si disidratassero, affrontano un viaggio senza acqua e senza cibo, quindi le abbiamo recuperate in condizioni di disidratazione, diciamo molto debilitati, non si reggevano in la prima azione è stata quella di idratarli e alimentarli e poi occuparci della cura degli altri che per fortuna non testavano, non avevano condizioni cliniche critiche. Molti minuti non accompagnati. Ti chiedo la cortesia di avvicinare a te anche al tuo ospite per l'intervista il microfono un po' di più alla bocca, perché c'è molto vento ed è un po' disturbato, sì, l'audio. Senz'altro. Allora, dicevo, molti minori non accompagnati, ci dicevi Roberto, qualcuno anche di 6-8 anni. Sì, ci sono due bambini, uno di 6 e 8 anni non accompagnati, e molti minori, cioè sono decine. Vediamo se lo deve sbarcare in mare. E ovviamente, Carmine, queste persone saranno poi dislocate al palazzetto dello sport di Villa Caldari qui a Ortona, per poi essere sistemate nei vari CAS abruzzesi. Stanno coordinando le operazioni la prefettura di Chieti, la life support ha fretta di tornare in mare ad aiutare le persone che ne hanno bisogno. Ecco. Abbiamo fretta e purtroppo dobbiamo, le condizioni di queste settimane ci stanno facendo vedere come quella tratta di Mediterraneo sia estremamente trafficata, ci sia la presenza di molte imbarcazioni in difficoltà. Noi abbiamo il dovere e la necessità di stare lì. Grazie Roberto Maccaroni di Emergency. Tra l'altro, Carmine, vorrei segnalarti sulla chiglia, vediamo se si dovrebbe leggere adesso dalle immagini, una frase storica di Gino Strada: i diritti devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, se no si chiamano privilegi. Questo insomma in qualche modo a sintetizzare quello che è il supporto importantissimo di navi come queste da life support. Carmine, se mi dai ancora qualche minuto, io volevo provare anche ad avvicinare il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, che insomma anche questa volta ha risposto, la città di Ortona ha risposto a dovere a questa emergenza. Leo Castiglione, buongiorno. Insomma, sta andando tutto bene anche questa volta? Sì, siamo all'inizio, già una quindicina di migranti sono sbarcati, adesso dopo le prime operazioni
a livello sanitario, di controllo sanitario, verranno portati tutti al palazzetto dello sport di Caldari, dove proseguiranno le operazioni di identificazione e anche diciamo, di supporto sia a livello alimentare che di vestiario. Ovviamente rispetto all'altra volta, il 25 febbraio, sono molti più i migranti, molti più minori, quindi operazioni ancora più delicate. Sì, il dato più importante è proprio la presenza di 52 minori non accompagnati, più 9 accompagnati, che logicamente meritano maggiore attenzione e un supporto non solo a livello materiale, ma soprattutto a livello psicologico e umano, perché sono minori appunto senza genitori. La prefettura già individuato insieme al Ministero dei CAF adeguati per questa tipologia di migranti, e quindi siamo tutti sereni e tranquilli affinché tutto possa procedere nel miglior modo possibile. Bene, ringraziamo il sindaco di Ortona Leo Castiglione, qui ovviamente personale della Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Polizia. Abbiamo visto prima anche il direttore della Protezione Civile regionale, dottor Casinghini, c'era anche il sindaco di Vasto, Francesco Menna, insomma, tanti uomini, donne e uomini qui a supporto dei migranti, a cominciare dal personale USMAF, l'unità sanitaria di frontiera che è salita a bordo poco prima dell'una per effettuare dei tamponi. Ci consentono, adesso vediamo, Carmine, tu puoi intervenire quando vuoi, ovviamente, ma stanno continuando a scendere i migranti. Vediamo se riusciamo a fornirvi qualche immagine in più. Sì, Luca, nel frattempo io ti chiedo, mentre stai girando giustamente la videocamera verso la zona dove c'è lo sbarco vero e proprio dalla passerella della nave, volevo chiederti, si sa già quale sarà la destinazione successiva, al di là di questa fase di preaccoglienza a Caldari dei migranti, che resteranno in Abruzzo, verranno dislocati nei centri di accoglienza regionali oppure andranno anche in altre regioni, per quelle che sono le informazioni ad oggi, Luca? Guarda, proviamo a chiederlo a volo se. No, Sì, già prima, ragazzi, a ok, volo. dobbiamo sentire il vice prefetto Braga. Per quanto ne sappiamo, sono già stati allertati tutti i CAS presenti in Abruzzo per sistemare questi 161 migranti che. Ovviamente adesso raggiungeranno Ecco, vediamo intanto un il bimbo palazzetto. che sta Sì, scendendo proprio in questo momento. intanto saranno sistemati per un momento di ristoro, riposo nel palazzetto di Villa Caldari, dove sono state allestite anche delle brande. E poi sono stati allertati tutti i CAS presenti in tutte le province abruzzesi, in particolare anche dalla provincia di Teramo, come era già accaduto la scorsa volta, il 25 febbraio, dalla provincia di Teramo, ma anche Pescara e in particolare L'Aquila e Chieti, tutte le province coinvolte. Come vedete, le operazioni qui stanno andando abbastanza velocemente per quanto riguarda la sistemazione, la prima accoglienza di questi migranti che, insomma, appena possibile saranno trasportati con delle navette al palazzetto di Villa Caldari, qui sempre ad Ortona, Carmine.